Don, sei una vera star. Anche se purtroppo temo una di quelle destinate alla radio. Ti stringerei la mano se non fosse per gli effetti collaterali. Porta il posteriore nella mia barca e andiamo alle rovine infestate. Il passaggio per le rovine infestate. Se qualcuno è determinato ad arrivare alle rovine infestate, è una buona strada. Ora tocca a te, Dan. Il quarto e ultimo pezzo della pietra di Anubi è in questa fortezza. Il destino di tutta Gallomir ora grava sulle tue spalle ossute. Ma, ehi, non preoccuparti. Grazie, codardi avidi! Noi dentro! Ora noi trova il nostro amico Re Peregrino! Aiutateci! Aiutateci! Grazie per averci salvato, messere. Scusateci. Non abbiamo un maiale per ricompensarvi. Ma saremmo onorati se accettaste queste pietruzze dorate come ringraziamento. Benvenuto nella mia umile bottega. Spendi pure. I sudari non hanno tasche, Tyrkia. Thank you.
Daniel Fortescue, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani, il più goffo della mia squadra di croquet. Oh, doverci incontrare in un'ora così buia, col fato di queste terre di nuovo nelle vostre mani. Buon Dio, Fortescue, dov'è la vostra mascella? Peccato, vecchio mio, un bel problema con la carne, eh? Posso farvi fare un brodino, forse? Oh, ma certo! La mia pietra di Anubi è vostra! Non conosco uomo migliore cui affidarla! Tuttavia, mi preoccupa leggermente di più l'esercito di demoni delle ombre nascosto sotto di noi in questo monte! Si stanno preparando a invadere la buona vecchia Galomir! Se vogliamo sconfiggere quel fellone di Zarok, dobbiamo far loro crollare il castello in testa! Mi seguite? La soluzione è semplice, ovviamente. Qualcuno deve liberare la lava dietro le chiuse del castello. Bruciare quei dannati su due piedi o da seduti, che fa più male. Sapevo che vi sareste offerto. Che uomo, un passaggio segreto dietro il trono vi porterà alla leva della chiusa. Dovete solo tirarla. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un morto. Oserei dire che quando quel demonio vedrà cosa avete fatto, vi farà passare l'eternità tra innominabili tormenti. Ma io so bene che cose simili non sono nulla per un uomo del vostro coraggio, Fortescue. Splendido, vecchio mio! In bocca al lupo! Padre, castello sta crollando! Uccidi i guardiani, così noi può filare! Svelto Dan, noi non ha tanto tempo! La sala degli eroi. Come il Valhalla, ma per legge dobbiamo dire che non siamo affiliati. Daniel, eccoti qui, caro. Ero così preoccupata quando te ne sei andato. Vieni qui, che ti possa vedere. Bene. Sei più debole di un gattino, appena masticato da un mastino. So che hai un cuore da eroe, Daniel. Non ascoltare gli altri. Le folle che ridono, le orde che ti prendono in giro, che ti chiamano faccia di bersaglio. Non ti conoscono come ti conosco io, Daniel. E ti aiuterò a dimostrare che si sbagliano di grosso. Essendo un'indomabile super donna celtica, ovviamente ho la mia riserva di fulmini magici a mia disposizione.
Tieni, li lascerò usare anche a te. Fa attenzione, però. Lasciano dei bruttissimi segni di bruciato sulle fibre naturali.